Per far ripartire l'Italia bisogna tenere conto di tre risorse essenziali: i giovani, le donne e il mondo del lavoro dipendente. Il mondo dei giovani perché bisogna restituirgli la speranza per il futuro. In questi anni troppe prospettive sono state negate, è stato negato il diritto allo studio, è stato negato il diritto al lavoro. E dunque bisogna fare delle politiche per il lavoro giovanile di grande forza e di grande impatto. Le donne perché bisogna cambiare la politica e le istituzioni, bisogna restituire dignità alle istituzioni. Il mondo del lavoro dipendente deve avere restituita quella dignità che gli è stata tolta e gli ha fatto portare troppo sulle spalle il peso della crisi che hanno pagato soltanto loro.